Siete bellissimi. Buonasera. Grazie Luigi. Luigi ha particolarmente a cuore il Molise e come vedi questa piazza rappresenta già il riscatto di una terra. Questa piazza è il chiaro segnale che stiamo lanciando dal Molise, che un futuro qui è realmente possibile. Esiste! Io ricordo quando a Piazza Celestino V, 5 anni fa, Isernia, dissi che rappresentavo il fallimento di uno Stato e di una Regione, con una laurea in tasca, 27 anni di età, e costretto ad andare via dal Paese. Bene, oggi qui, tutti quanti noi insieme rappresentiamo la resilienza e la speranza di questa terra. Io ho 32 anni e rappresento quella che Luigi ha descritto in maniera perfetta, la generazione dei nonostante tutto. Noi siamo la generazione che nonostante la politica ha deciso di rimanere qui, di offrire a questo territorio un futuro, di provare veramente a liberare da chi ci ha sottratto il futuro in questa terra. Quindi oggi sono veramente emozionato di trovarmi, 5 anni fa credevo che non fosse mai stato possibile una cosa del genere, invece oggi vi guardo negli occhi e credo che siamo a un passo dal farcela. Il 4 marzo, quello che è accaduto in Molise ha dell'incredibile, e il 22 marzo il sogno può solo continuare. Il 22 aprile, scusa, è l'emozione. Il sogno può solo continuare perché ci hanno imbrattato le città di manifesti con su scritti onestà, coerenza. Ma in questi 5 anni, negli ultimi 10 anni, che cosa hanno dimostrato? Hanno dimostrato di essere tutto tranne che onesti, tutto tranne che coerenti, hanno dimostrato di volere tutto tranne che il bene di questa terra. Si sono svestiti. Io faccio sempre un esempio che fa capire benissimo chi abbiamo di fronte. L'ex capogruppo del Partito Democratico, la persona che fino a un mese e mezzo fa era capogruppo del Partito Democratico, oggi si candida con il centrodestra e si propone come il nuovo. Che schifo! Questa è la realtà politica del Molise. È questo. Noi abbiamo scritto un programma bello, partecipato, frutto di 5 anni di studio, di approfondimento, di confronto con associazioni, con professionisti, e siamo veramente pronti per governare. Lo siamo. Non aspettiamo altro che dimostrarlo. Dall'altra parte invece che abbiamo delle persone che si presentano senza alcuna idea di futuro, hanno messo insieme un'armata di
180 candidati che io ho definito l'armata del dissenso, perché tra di loro non vanno d'accordo su nulla. Avete visto le interviste? C'è chi dice autostrada sì e chi dice autostrada no. C'è chi... Solo si contraddicono su tutto, non hanno un'idea, l'unica idea che hanno è preservare la classe politica più vecchia che questa regione possa aver conosciuto negli ultimi 20 anni. Ecco, questo io mi assento. È chiaro lo schema, candidano 180 persone solo ed esclusivamente perché queste persone devono portare una piccola parte di consenso a chi ha realmente la possibilità di essere eletto. E chi è che ha la possibilità di essere eletto? Si chiamano Gianfranco Vitagliano, si chiamano Vincenzo Cotugno, Vincenzo Nilo, Massimiliano Scarabeo. Sono queste le persone, sono loro che hanno la possibilità di andare all'opposizione, perché è all'opposizione che andranno, non al governo. Penso al programma che abbiamo scritto, penso a quello che hanno fatto per 5 anni e immagino i giorni successivi alle elezioni, i giorni dell'insediamento. Sto immaginando da tanto tempo il giorno del primo consiglio regionale e sarebbe veramente bello, sarebbe bello andare lì e tagliare tutti quei privilegi medioevali che la casta si è data negli ultimi 20 anni. Il taglio degli stipendi, il taglio dei vitalizi. Recuperiamo 4 milioni di euro l'anno e li mettiamo a disposizione delle piccole e medie imprese del Molise. Subito! Subito, perché il programma si articola in progetti a breve termine, a medio termine e a lungo termine. Ma immediatamente quello che bisogna fare è lanciare un messaggio ai cittadini, è ricucire quello strappo che si è creato tra i cittadini e l'istituzione Regione Molise. E quello si fa solo dando una dimostrazione di coerenza, entrando e tagliando immediatamente i privilegi, immediatamente. E noi possiamo dirlo perché abbiamo la credibilità per farlo. Ricordo che 2 consiglieri regionali, 2 in 5 anni di legislatura, hanno rinunciato a oltre 550.000 euro di stipendi. Dall'altra parte chi avevamo? Dall'altra parte chi c'era? A parte quello. Come vedi Luigi, sono tutti istruiti, sanno tutto. Non è necessario. Dall'altra parte invece abbiamo assistito a una cosa che molti di voi non sanno, però ve la voglio raccontare. La legge sui costi della politica in Regione Molise prevede che se sei sospeso dalla carica di consigliere regionale percepisci il 50% dell'indennità di carica. Ora, l'indennità di carica equivale a circa 6.000 euro lordi al mese. E quando vieni sospeso? Vieni sospeso quando ad esempio ricevi una condanna in primo grado oppure sei sottoposto agli arresti, perché voi sapete che in Molise è successo anche questo. È successo che durante la legislatura un assessore del governo di centrosinistra è stato arrestato con l'accusa di truffa ai danni della regione, di presunta truffa ai danni della regione. Ok? Quindi tutti noi abbiamo pagato delle persone lontane dal consiglio regionale
per problemi legati alla giustizia, perché momentaneamente erano stati sottoposti agli arresti, tutti noi gli abbiamo pagato il 50% dell'indennità di funzione, e questo non è accettabile in un posto che vuole definirsi civile, non è accettabile. Loro hanno questa visione del futuro, noi abbiamo un'altra visione del futuro, completamente diversa. Si riempiono la bocca delle parole lavoro, lavoro. Mentre io mi sono trovato a confrontarmi con un imprenditore, un basso molisano, un imprenditore del Basso Molise, che mi ha detto: Andrea, guarda, noi vi diamo una mano, noi vi aiutiamo, siamo tanti e vi aiutiamo, però mi devi fare un favore. Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: mi devi fare un favore. E ha detto: ecco, mo mi chiederà qualcosa in cambio, già iniziamo a sentirmi in difficoltà. Mi ha guardato e mi ha detto: ci devi lasciare stare, ci devi far lavorare. Il giorno dopo le elezioni non voglio che mi chiami per dirmi: c'ho un fratello, un cugino, uno zio, un nipote da assumere. Siamo arrivati a questo, siamo arrivati all'antitesi, questa è l'antitesi della meritocrazia. Così costringono decine di migliaia di giovani ad andare via dal Molise. Negli ultimi 3 anni il Molise ha subito un'implosione demografica. Significa che in 3 anni abbiamo perso 3.000 residenti su una popolazione di poco più di 320.000 persone. Capite che cosa significa? Che non siamo attrattivi dall'esterno, cioè non riusciamo ad attrarre giovani menti, ma scappano solo da questo posto, se ne vanno via. E tutte le famiglie molisane si confrontano con questa cosa, ed è bello andare via nel momento in cui è una scelta, nel momento in cui si decide di fare un'esperienza, ma è molto brutto andare via se non si vuole lasciare la propria terra. E ne ho conosciuti tanti di giovani che non volevano lasciare questo posto, ma sono stati costretti a farli. Allora, per una volta, io voglio vedere la politica che lascia questa terra. Non voglio vedere i miei coetanei che costretti ad andare via. Sul lavoro dobbiamo pensare a sburocratizzare i processi. Sburocratizzazione dei processi. Dobbiamo rimettere in moto il mondo della formazione, perché le imprese hanno delle serie difficoltà. Qui in Molise ci sono 8.000 imprese con un potenziale di assunzione, cioè 8.000 imprese che possono offrire lavoro e non lo fanno, tra le altre cose, perché non hanno il personale formato, perché la regione non le affianca nei processi di formazione. Quindi non c'è un raccordo tra la domanda e l'offerta del lavoro. Basterà fare questo. Io questa mattina parlavo con un imprenditore dell'Alto Molise che fa prodotti caseari, e mi ha detto: io il più grande terrore che ho è che il mio caseario, che ha 57 anni, abbia un problema di qualsiasi natura e mi si blocca tutta la produzione. Perché? Perché non riusciamo ad offrire la formazione a queste persone. E quando gli imprenditori vanno in regione a dire: guarda, attiviamo dei nuovi corsi, ho bisogno di queste figure, il più delle volte non ricevono risposta, non ricevono risposta. La Finmolise bisogna farla funzionare e metterla realmente a servizio dei cittadini, perché io voglio vedere una regione che cammina accanto ai cittadini. Voglio pensare che se un piccolo imprenditore ha avuto un problema, non perché è un delinquente, ma perché magari ha saltato la rata di un mutuo e quindi si trova iscritto nel registro dei cattivi pagatori, voglio vedere una Finmolise che sostiene anche questi lavoratori, perché si può fare. Si può fare e dobbiamo farlo. La sanità, pensate sulla sanità, che guardate che sulla sanità è abbastanza semplice la soluzione.
è semplice il punto di partenza, bisogna mettere al centro gli interessi diffusi, gli interessi della collettività e non l'interesse dei privati, è semplice, è semplice. Perché quando si avvicinano gli appuntamenti elettorali iniziano le processioni verso Pozzilli? Perché? Perché? Allora basta, è chiaro che il privato, noi non vogliamo eliminare il privato, sarebbe una follia eliminare le eccellenze, alcune eccellenze, però il privato non deve sostituirsi al comparto pubblico, non lo deve fare. Dal privato dobbiamo acquistare quello che è necessario e dato che acquistiamo servizi, dobbiamo acquistare i servizi che vogliamo noi, non che ci impongono loro. Questo, partendo da questo, riequilibrio dell'assegnazione di budget e posti letto tra pubblico e privato, sarà il presupposto indispensabile per poter programmare una sanità differente, quindi andare a rivedere la rete del territorio, la rete dell'emergenza. I territori periferici hanno bisogno di un punto di pronto soccorso che salvi le vite ai cittadini del Molise, hanno bisogno. La rete dei tempo dipendenti non riusciamo a garantirla perché ci hanno tolto il DEA di secondo livello. Perché? Perché quando si stabilivano quelle cose nella conferenza Stato-Regione, i nostri amministratori erano assenti. Però c'è un dato che rileva, è chiaro che se vogliamo bilanciare il rapporto tra pubblico e privato, la prima cosa che è necessaria è avere le mani libere. Agire da uomini liberi e nell'interesse della collettività, non l'interesse del particolare, del singolo. Perché? Perché hanno tutta questa paura che andiamo a governare la regione Molise? Ve lo siete chiesto perché? Hanno paura perché sanno che i nostri unici lobbisti siete voi, i nostri unici lobbisti siete voi. E non dovremmo rendere grazie a nessuno, a nessuno. Io... Cosa? Porta. Ah, ok. Questa è una città alla quale io sono molto legato. Sono venuto spessissimo in questi anni a Termoli da collaboratore del gruppo consiliare e... tra gli altri argomenti che abbiamo affrontato penso al depuratore. Qui avete una ricchezza a cielo aperto che è il borgo, che è il mare. Noi dobbiamo tutelare queste ricchezze, dobbiamo trasformarle in un brand per il turismo, dobbiamo riuscire a vendere il nostro territorio come un vero e proprio marchio di qualità. L'ambiente salubre, il turismo attivo, perché non riusciamo a farlo? Perché si sono concentrati a Termoli a eseguire una grande opera, no? Il tunnel, senza consultare i cittadini di Termoli? Perché? Perché non hanno voluto consultarvi? In fondo era solo quello che stavate chiedendo, consultateci, facciamo un referendum e vediamo cosa scelgono i cittadini di Termoli, visto che l'amministrazione quando si è presentata non aveva minimamente parlato di questo progetto che avrebbe completamente stravolto il centro della città. Perché? Perché a Termoli dovete ancora approvvigionarvi con l'acqua della diga del Liscione potabilizzata ormai da sempre? Perché? Perché? E il Molisano Centrale parlano di questo acquedotto ormai da 15 anni, senza che voi potete avere alcun beneficio da quest'opera che avete già pagato. E oggi
chi vi viene a offrire le soluzioni a basso costo sono le stesse persone che fino a ieri sono rimaste completamente immobili ad osservare i vostri problemi e a fare promesse e proclami come dei veri e propri piazzisti della democrazia. Piazzisti della democrazia. Allora io voglio, altrimenti rubo troppo tempo. Quanto tempo ho parlato? Assai? Guarda, assai. Io voglio dirvi una cosa, e lo faccio da a fianco a Luigi, quale faccio il mio più grande in bocca al lupo per questo momento che sta vivendo. Guarda, io tra i tanti pensieri che ho la sera quando mi metto a letto, giuro che ti penso. Giuro che ci penso perché immagino quanta responsabilità avverte sulle spalle questo, fatemelo dire, questo eroe dei tempi moderni, perché Luigi lo è, insieme a tutti i ragazzi straordinari che ha accanto, che ci hanno dimostrato una grandissima vicinanza. Questo è il segno di rispetto più grande che Luigi ha avuto nei nostri confronti. È una telefonata che ho ricevuto e mi disse: Andrea, noi siamo a fianco a voi e lo saremo prima, durante e dopo le elezioni. Ora, prima di lasciarti la parola, voglio fare un appello al voto. Noi abbiamo di fronte la più grande armata di portatori di interessi che io abbia mai conosciuto. È come se stiamo facendo un tiro alla fune. Noi siamo 20 da una parte e dall'altra parte ne sono 300. Ora, non voglio pensare a tutto il Molise, ma immaginate se tutti voi vi mettete dalla nostra parte e tiriamo più forte possibile, che fine faranno? Immaginate che il 23 abbiamo la possibilità di svegliarci e realizzare veramente un sogno, ovvero rendere questa terra finalmente libera da chi gli ha tolto il futuro. Libera da chi gli ha tolto il futuro. Quindi vi chiedo non solo, davvero non solo di starci accanto, di sostenerci, vi chiedo di volerci bene. Vi chiedo di volerci bene perché gli attacchi sono così bassi, così infimi, che puntano a distruggerci. Noi dobbiamo dimostrare come tutti insieme finalmente riusciremo a liberarci di loro. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Grazie davvero. Grazie. Io voglio prima di tutto darvi una buona notizia, perché non sono qui per dare brutte notizie. Il nostro obiettivo numero uno, ve l'ho sempre detto, è ristabilire prima di tutto un po' di equità sociale, un po' di giustizia sociale. L'abbiamo sempre detto in un'ottica. Non basta tagliare i privilegi della politica per trovare i soldi per aiutare tutti i cittadini italiani, ma finché non taglieremo quelli, nessun cittadino italiano crederà mai nello Stato. Quello lo abbiamo sempre detto. Ebbene, oggi, a distanza di circa 10 giorni dalla loro elezione, Riccardo Fraccaro, che è il questore anziano della Camera dei Deputati, e Roberto Fico, che è il presidente della Camera dei Deputati, hanno dato il via alla procedura di taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. Insieme
a tutto l'ufficio di presidenza della Camera, hanno iniziato una rivoluzione gentile che vi avevamo promesso, che è quella di ristabilire un po' di giustizia, perché se un cittadino italiano dopo 30 anni di lavoro deve prendere 800 euro, 600 euro, 400 euro di pensione, non è tollerabile che quel cittadino dopo 30 anni di lavoro guardi uno che dopo 3 anni in Parlamento ne prende 3.000 o 6.000 euro di pensione. Questo è un primo piccolo passo, è veramente solo l'antipasto di quello che saremo capaci di fare una volta al governo di questo paese. E io vi chiedo una cosa: come sono venuto qui qualche mese fa a dirvi che i vecchi partiti non avrebbero avuto più la maggioranza per mettersi insieme e per escluderci, che questa legge elettorale in ogni caso non ci avrebbe tagliati fuori e che con i collegi uninominali ce la saremmo battuta, avremmo fatto un buon risultato, come vi avevo detto che saremmo stati l'ago della bilancia, io ora oggi vi chiedo una cosa: se ci impegniamo in questa regione possiamo eleggere il primo presidente della regione della storia del Movimento 5 Stelle e sarà il presidente della regione Molise, Andrea Greco. Se ce la mettiamo tutta possiamo farcela in questa regione, dipende da voi, non lo so. E vi prometto un'altra cosa, perché le elezioni ci saranno entro la fine di questo mese, il 22 di aprile, e vi prometto che noi ce la metteremo tutta prima di quella data e anche dopo quella data per creare un governo del cambiamento. Ci vedete impegnati 24 ore su 24 a parlare della formazione del governo. Io voglio dirvi un paio di cose fondamentali. Ha senso andare al governo se quel governo sarà in grado di cambiare tutto in questo paese. Non ha alcun senso fare il presidente del Consiglio per tirare a campare. E io quello che sto chiedendo in questo momento alle forze politiche non è un'alleanza. Io gli sto chiedendo di firmare un contratto davanti agli italiani in cui ci impegniamo a mettere al centro i vostri problemi, non i problemi di quelli dentro al palazzo. Per quanti anni i governi si formavano per tirare a campare, si dividevano ministeri, sottosegretari e viceministri, dopodiché il giorno dopo i vostri problemi scomparivano. C'erano fino all'ultimo giorno della campagna elettorale i vostri problemi, tutti ve ne venivano a parlare, ma il giorno dopo sparivano tutti quei problemi, anzi, cominciavano anche a dirvi che le cose andavano bene e quindi dovevate smetterla di lamentarvi, non potevate permettervi di lamentarvi perché l'indice dell'occupazione stava andando meglio, il PIL stava andando meglio, la disoccupazione giovanile stava calando. Io ho deciso di fare un'altra cosa insieme al Movimento 5 Stelle, di dire: non alleiamoci, non facciamo coalizioni, non dividiamo poltrone. Il risultato delle elezioni politiche è stato clamoroso per noi. Siamo la prima forza politica del paese con 11 milioni di voti, 32,5%, siamo il primo movimento d'Europa e anche questo ve l'avevamo detto ed è successo. Questo risultato ci deve portare alla responsabilità di cambiare il paradigma in politica. Se si deve formare un governo, utilizziamo qualche modello che si utilizza in altri paesi d'Europa. Allora noi abbiamo proposto questo contratto sul modello tedesco. Come funziona? Funziona che noi siamo la prima forza politica del paese e ci prendiamo l'onere di andare a parlare con le altre forze politiche e dire: tu che vuoi fare per gli italiani? Noi abbiamo ben chiaro che cosa vogliamo fare, perché qualsiasi contratto deve partire da un presupposto. Noi
partiremo dai 20 punti per la qualità della vita degli italiani, su cui abbiamo preso 11 milioni di voti e il 32%. Poi si contratta, si mettono al centro i temi, ma ogni volta che io dico cominciamo a mettere al centro i temi, discutiamo delle pensioni degli italiani, della legge Fornero, dell'occupazione, dei temi legati alle imprese, dei temi legati ai giovani e meno giovani che perdono il lavoro, qualcuno mi risponde: no, io devo stare con Berlusconi. Tu devi scegliere tra Berlusconi e il cambiamento del paese, questo devi scegliere, perché chi abbraccia quel modo di fare politica abbraccia un'idea del passato, ed è anche una questione di voto. Sicuramente il voto del 4 marzo ha comunicato, gli italiani hanno detto chiaramente che di un certo modo di fare politica non ne vogliono sentire più parlare, e avete avuto un grande coraggio. Io sono un cittadino del sud, vengo dalla provincia di Napoli, da Pomigliano d'Arco, abbiamo tante cose in comune anche nella storia delle aziende che andavano via, di tante questioni che hanno riguardato i nostri lavoratori, i nostri imprenditori. Conosco bene qual è il problema di esporsi in un'elezione e dire io voto per il Movimento 5 Stelle dalle nostre parti. Molto spesso ti esponi dicendo la tua idea politica e qualcuno comincia a rompere le scatole a tuo figlio sul posto di lavoro, qualcun altro comincia a romperti le scatole nella tua azienda, nel tuo negozio, quando ti rivolgi a un centro per l'impiego. Le conosciamo queste cose, avete avuto tanto coraggio a queste elezioni politiche. Adesso completiamo l'opera, perché tanti temi riguardano il livello nazionale ma anche il livello regionale. Eleggete Andrea Greco presidente di questa regione, e io spero dopo qualche settimana, dopo un mese, di tornare qui da presidente del Consiglio dei Ministri e mettermi a lavoro sui problemi che vi riguardano. E quando io parlo dei nostri 20 punti, parlo di cose che tutti condivideranno, perché c'è un grande vantaggio, vedete, al di là delle persone, della storia politica, delle forze politiche, io di programmi brutti in questa campagna elettorale delle politiche non ne ho visti. Io non conosco un brutto programma elettorale. Poi voi ovviamente come cittadini, noi tutti come cittadini, abbiamo scelto una forza politica piuttosto che un'altra, o delle persone invece che altre, perché conosciamo la credibilità di quelli che ci venivano a proporre dei bellissimi programmi, ma erano anche quelli che ci avevano sfasciato le regioni, quelli che ci avevano sfasciato i comuni, quelli che avevano massacrato la nostra sanità. Però tutti hanno detto che bisognava aiutare le imprese, no? In questa campagna delle politiche, perché noi la dobbiamo smettere di pensare che la politica deve creare i posti di lavoro creando gli enti inutili e mettendoci dentro quelli che gli hanno portato i voti. Se vogliamo creare lavoro dobbiamo aiutare i nostri commercianti, i nostri imprenditori, i nostri artigiani a sopravvivere, a vivere dignitosamente nell'economia italiana. E in testa ai nostri 20 punti, e vale anche per questa regione, c'erano 400 leggi da abolire, perché qui chi fa impresa e vuole dare posti di lavoro ai nostri figli, ai nostri fratelli, ai nostri padri, alle nostre mamme, chiede solo una cosa: di essere lasciato in pace. Che passa per quello che diceva Andrea, che la politica deve smetterla di ricattare le aziende chiedendo di piazzare dentro le aziende i propri amici in cambio del fatto che non gli si rivolgono contro con i controlli e con tutti i meccanismi estorsivi della politica che conosciamo. Ma dall'altra parte, anche partendo da un concetto sacrosanto, che è un paese che ha circa 200.000 leggi vigenti e ne crea una nuova ogni 2 giorni e mezzo, non è un paese civile, perché ormai non sappiamo più, quando abbiamo un problema, neanche quale sia la legge che si rivolge a quel problema e l'ente che ce lo deve risolvere. Allora, se si deve mettere al lavoro il futuro governo e questo Parlamento, si deve dare un obiettivo: ridurre le leggi che rendono un inferno la vostra vita. Voi dovete sapere di avere uno Stato non solo dalla vostra parte, ma semplice. E non è più pensabile che ogni legge che si aggiunge cambia ogni 24 ore, ogni 12 ore.
e quando si aggiunge è una legge illeggibile, il comma 6 dell'articolo 4, del paragrafo 9, del decreto regio di 1000 anni fa. Questo è uno stile, voi non ci dovete chiedere di fare tante nuove leggi. In quel contratto che io voglio far sottoscrivere alle forze politiche per dare un governo a questo paese, ci devono essere poche cose ma buone per migliorare la vostra qualità della vita. Questo è il nostro obiettivo. La vostra città, questa città, è la porta di una regione bellissima che deve investire in turismo, che deve investire nelle proprie eccellenze. Ma tutto quello che abbiamo detto per anni, adesso è il momento di concretizzarlo, perché io non ne posso più di chiacchiere. E allora ce lo dobbiamo dire chiaramente. Se una regione come questa deve cominciare a non far scappare i propri figli all'estero, i propri genitori all'estero, perché qui non scappano più soltanto i giovani, scappano anche i meno giovani, se deve cominciare a investire in infrastrutture, in turismo, in imprese che fanno eccellenze enogastronomiche, si deve liberare di quella classe politica che ha utilizzato i soldi delle vostre tasse per i propri privilegi, per i propri accidenti di vitalizi, per i propri accidenti di mega stipendi. Non potremo mai trovare in una regione come questa l'alternativa in chi problemi ce li ha provocati. La sanità ha un grande problema in Italia, che può passare solo per le regioni, perché è una competenza regionale. Prima ancora dei soldi che non ci sono, prima ancora dei posti letto, prima ancora delle privatizzazioni, il vero grande problema della sanità in Italia è che i politici nominano i manager delle ASL e degli ospedali. Allora io voglio andare a curarmi in un ospedale dove il manager non deve ringraziare un politico per stare lì, ma deve ringraziare un concorso per stare lì, i suoi meriti, le sue capacità. Se vogliamo aiutare la sanità a mettersi di nuovo al lavoro per i cittadini, altrimenti finché sarà la politica, quella sanità lavorerà per la politica e nient'altro. E anche il meccanismo di privatizzazione, chi è che sta andando contro la Costituzione della Repubblica privatizzando la sanità ovunque? Ci sta andando chi lucra sulla sanità privata. Ci hanno fatto credere per anni che non c'erano i soldi e quindi dovevamo andare verso la sanità privata. Ma di cosa parliamo? Andiamo a vedere quanto costa oggi comunque la sanità privata alla regione con tutti i meccanismi di finanziamento pubblico che vanno. Questo è un meccanismo che possiamo cominciare ad eliminare se finalmente cambiamo il paradigma. Le forze politiche si devono mettere insieme su degli obiettivi chiari e il contratto alla tedesca di cui vi parlavo prima, quello che io sto proponendo, è molto bello per voi, per i cittadini, perché lì dentro non c'è scritto solo quello che vuoi fare, come lo vuoi fare e entro quanto tempo lo vuoi fare. Io voglio portare le forze politiche a sottoscrivere un contratto in cui si impegnano entro una determinata data, entro un determinato mese, a risolvervi i vostri problemi storici, che non passano soltanto per le imprese, non passano soltanto per la sanità, non passano soltanto per le infrastrutture, passano per la qualità della vita. Che cosa significa qualità della vita? La nostra grande ambizione è non dirvi che state meglio perché ve lo dice un indice Istat, non dirvi che state meglio perché ve lo dice la disoccupazione giovanile che sta calando, anche perché l'abbiamo visto molto spesso, la disoccupazione giovanile si calcola tra i giovani che cercano lavoro e i giovani che trovano lavoro. Quelli che non lo trovano sono i giovani disoccupati. Ma se quei giovani vanno all'estero, se quei giovani smettono di cercare lavoro, la disoccupazione giovanile cala, perché quelle persone finiscono negli inattivi o fuori dal computo. E vi hanno continuato a ripetere che invece dovevate essere felici perché la disoccupazione giovanile stava calando. Qual è la nostra ambizione? È governare in modo tale che voi possiate percepire il cambiamento. Che significa? Significa che la mattina vi svegliate e vi dite: io sto meglio non perché me lo dice il PG, ma perché mio figlio è più felice, perché sento mio padre più felice, perché sento mia madre più felice, mio nonno più felice. Io credo che tutto quello che ci siamo detti negli ultimi anni è successo, perché lo sentivamo nel paese che si stava muovendo qualcosa di molto importante. Oggi siamo arrivati a questo straordinario risultato.
Adesso vi dico che io sono molto fiducioso nel fatto che un governo si formerà e sarà un governo del cambiamento. Dovete solo darci il tempo di portare a casa anche quest'altro obiettivo. So che gli italiani di tempo non ne hanno più e di pazienza non ne hanno più. Ed è per questo, guardate, perché voglio spiegarvelo questo concetto. Noi stiamo chiedendo che la presidenza del Consiglio dei Ministri vada al Movimento 5 Stelle per una semplice ragione. Non solo perché siamo la prima forza politica e perché avevamo un candidato premier, cioè io, che ha preso 11 milioni di voti. Ma c'è un altro tema. Noi possiamo garantirvi che quelle cose nel contratto si faranno. Perché per anni ci hanno detto: no, noi ci mettiamo insieme, si mette un signor nessuno che ha preso 0 voti alla presidenza del Consiglio dei Ministri e vedrete che le cose si faranno. E quel signore non aveva il problema del consenso, perché non aveva preso 1 voto e l'avevano mandato lì, il terzo uomo, una persona debole che andava ai tavoli europei a difendere l'Italia e gli dicevano: ma tu chi sei? Il popolo non ti ha legittimato. E poi spiegatemi una cosa, ma com'è che in questo paese, in questi giorni, si fanno tanti nomi di persone che hanno preso 0 voti alla presidenza del Consiglio dei Ministri e io che ne ho preso 11 milioni ogni volta si parla di me devo fare un passo indietro? Ma spiegatemi come funziona questo concetto. Io credo che sia una questione di rispetto nei vostri confronti, mantenere le promesse dalla prima all'ultima, ma vale anche per l'Europa. Noi ai tavoli europei dovremo andare a discutere di importanti questioni che riguardano anche la vostra agricoltura, il vostro allevamento, le vostre spiagge, il vostro turismo, le vostre infrastrutture, le vostre strade, autostrade o meno. Voi state pagando la società dell'autostrada che non esiste in questa regione, è fantastico. Noi dovremo andare a discutere di tutti questi temi qui, ma secondo voi ha più chance di farcela in questa discussione a portare a casa risultati per gli italiani, uno votato dal popolo italiano o uno che il popolo italiano non l'ha votato? Quante possibilità quello che ha preso 0 voti di portare a casa un risultato rispetto a uno che va lì e dice: cari signori, in questo momento noi vogliamo dialogare con voi a livello europeo, però tenete presente che è finita l'epoca dei governi non passati per le elezioni, è finita l'epoca dei governissimi, dei governi tecnici e dei governi di scopo, è finita quell'epoca lì. Il popolo italiano ha deciso il 4 marzo che l'era dei governi mai passati delle elezioni, che cambiavano ogni 2-3 anni con gente che il popolo italiano non aveva neanche votato, è finita. E credo che questo sia stato compreso, anche per questa ragione che devo dire che, al di là di tutto, è chiaro che il Movimento 5 Stelle non lo si può escludere dal governo. E credo che si stia percependo, perché in un modo o in un altro si rivolgono a noi, però noi dobbiamo porre delle condizioni. Voi non potete pensare, immagino, ad un governo del Movimento 5 Stelle con dentro Silvio Berlusconi. Voi non potete immaginare una cosa del genere. Come non possiamo immaginare un governo del Movimento 5 Stelle che non abbia tra i suoi temi il problema di chi ha perso il lavoro e attraverso uno strumento che noi chiamiamo reddito di cittadinanza debba aiutare coloro che hanno perso il lavoro a trovarne un altro. Perché guardate che la storia del reddito di cittadinanza l'hanno raccontata malissimo, perché ci hanno fatto passare a noi gente del sud come gente che vuole soldi senza far nulla. E a un certo punto è stato raccontato che il Sud, anche se anche il Nord ha votato il Movimento, noi siamo la prima forza politica in Piemonte, in Liguria, in Emilia-Romagna, in tante regioni del Nord siamo la prima forza politica, si è detto che la gente del Sud ha votato il Movimento perché voleva 780 euro senza far nulla. Ma come si permettono di parlare di noi in questi termini? Noi non abbiamo mai chiesto niente del genere. Noi stiamo chiedendo che finalmente si dia la possibilità ai nostri talenti di lavorare nella propria terra e di non andare ad arricchire altri paesi europei, come sta succedendo da decenni con giovani e meno giovani che si laureano, si diplomano qui e poi vanno in altri paesi a fondare delle grandi aziende che magari fanno grande l'economia degli altri paesi. Io voglio farli restare qui e per farli restare qui bisogna dargli un'opportunità, quella di capire qual è la domanda di lavoro che viene dalle aziende, dal pubblico,
e come mi posso preparare io, che non ho lavoro, per intercettare quella domanda. Pensiamoci un attimo, il problema è quello, si chiama centro per l'impiego, che oggi è l'umiliazione di chi non ha lavoro e invece deve diventare la grande occasione di occupazione. Come si fa? Facendoli funzionare. Se ci sono delle aziende in questo territorio che cercano dei dipendenti con delle specifiche professionalità, non possiamo pensare che pure un piccolo commerciante debba formare da capo il dipendente che assume. Dopo che paga il 70% di tasse, io assumo un dipendente e lo devo formare da capo, perché lo Stato, nonostante il 70% di tasse, non forma le persone per cui io chiedo quella professionalità. È assurdo, forse magari se si pagasse il 20% di tasse sarebbe tollerabile, perché io avrei i soldi per formare un nuovo dipendente, ma siamo d'accordo con lo Stato, non è questo il principio di Stato che immaginiamo. E allora il reddito di cittadinanza è questo, esiste in tutti i paesi d'Europa, è a tempo e si basa su un concetto: tu non hai il lavoro, sei giovane o meno giovane, io ti do un reddito, ma tu tutta la giornata la passi a formarti per il lavoro che serve a me Stato, e mentre ti do quel reddito dedichi anche 9 ore di lavoro a settimana al tuo comune gratuitamente per aiutare i lavori pubblici. Dopodiché arrivano le proposte di lavoro dal centro per l'impiego, sono 3 proposte. Se non ne accetti nessuna delle 3, perdi il reddito. Se l'accetti, perdi il reddito, perché comunque entri finalmente nel mondo del lavoro. Ma intanto io ho dato la possibilità a un padre di famiglia, a una madre di famiglia che hanno perso il posto di lavoro, di formarsi per un lavoro che gli permetta di garantire una vita dignitosa ai propri figli e non di accettare la qualunque in nero, in maniera abusiva, pur di riuscire a far sopravvivere i propri figli. Questo è il principio che abbiamo delineato nel nostro programma da anni e che credo che non lo si voglia capire, perché l'abbiamo spiegato in tutte le salse e lo sto spiegando insieme a tutti gli altri da anni in tutte le piazze. Insomma, questi principi qui saranno molto importanti da portare al governo. Io spero che nelle prossime settimane si possano iniziare a fare i fatti. Come avete visto, siamo andati dal Presidente della Repubblica. Siamo stati gli ultimi ad essere ricevuti perché siamo il gruppo più grande. Vi ricordate quando durante la campagna dicevo triplicheremo il numero dei parlamentari? Noi siamo passati da circa 100 parlamentari a 338 parlamentari. Siamo il più grande gruppo parlamentare della Camera e del Senato. Ma soprattutto abbiamo eletto il maggior numero di donne in Parlamento di tutti i gruppi parlamentari, senza utilizzare il nostro interno le quote rosa, ma perché ci crediamo e tante persone valide all'interno del nostro movimento ci sono. E poi pensate che qualcuno dice siamo la forza del Sud. Noi abbiamo eletto in Valle d'Aosta la prima donna della storia della Valle d'Aosta, facendo scattare un collegio uninominale anche lì. Abbiamo una forza nazionale che guardano da tutta Europa e adesso è il momento di mettere a reddito, tra virgolette, tutta questa forza per fare i fatti e risolvere i vostri problemi. Intanto che non formiamo un governo, sappiate che c'è un Presidente della Camera, un ufficio di Presidenza alla Camera dei Deputati che sta già lavorando ai grandi sprechi e ai grandi privilegi della politica che vi avevamo promesso che avremmo tagliato. E magari, se vorrete, Andrea potrà essere il vostro Presidente della Regione che si metterà al lavoro, come sta facendo Roberto alla Camera dei Deputati, a tagliare tutto ciò che non serve dal bilancio di questa Regione e investirlo in ciò che serve, perché poi alla fine non dobbiamo fare nient'altro che quello che farebbe chiunque qui in mezzo. Quando ha delle difficoltà nella propria famiglia, taglia quello che è superfluo e mette i soldi nelle cose più importanti. Questo è il momento di farlo e intanto avrete dalla vostra, spero, con tutto il mio cuore, perché sono fiducioso, un governo a guida Movimento 5 Stelle che potrà aiutare il vostro Presidente di Regione a rilanciare questa terra e il resto d'Italia. Ormai manca poco al cambiare tutto, voi la vostra parte l'avete fatta, adesso tocca a noi, ce la mettiamo tutta, ma
non ci abbandonate, vogliateci bene, stateci vicino perché ne abbiamo tanto bisogno. Grazie, grazie a tutti. Scusate, scusate, prima che sgomberiamo la piazza, io ci tenevo a farvi vedere tutti i candidati, perché noi abbiamo ancora la facoltà di salire su un palco e metterci la faccia, mentre gli altri avviano le campagne elettorali telefoniche, e sono fantastici, fategli un applauso perché... Grazie, grazie davvero per l'impegno che ci state mettendo, grazie. E questo è il video!